La tassellazione di Penrose è una maniera per piastrellare tutto il piano in modo non periodico, utilizzando due tipi di piastrelle: l'aquilone, le piastrelle chiare, e la freccia, le piastrelle colorate. L'importanza di questa tassellazione sta proprio nella proprietà di non periodicità delle due piastrelle. Con esse non è possibile costruire riempimenti periodici del piano, ovvero che si ripetono sempre identici. Vedremo ora come si costruiscono queste due piastrelle. I due tasselli aquilone e freccia si possono ottenere a partire da un decagono regolare di lato 1 e raggio la celebre sezione aurea, cioè circa 1,618, secondo la costruzione descritta nell'animazione. Ebbene sì, anche in questa costruzione incontriamo l'onnipresente sezione aurea, uno dei numeri più famosi della matematica. Questa è la freccia. E questo è l'aquilone. Con queste piastrelle, in realtà, possiamo anche riempire tutto il piano in modo periodico. Infatti, per come sono state costruite, le due piastrelle si possono accostare in modo da formare un rombo, di lato la sezione aurea. E questi rombi possono essere disposti in modo ordinato e ripetitivo. I matematici dicono che questo è un modo periodico di riempire il piano, perché si possono traslare le piastrelle in varie direzioni, come mostra l'animazione, ottenendo un risultato indistinguibile dalla situazione iniziale. Per avere una tassellazione periodica, devono esistere almeno due traslazioni in direzioni diverse, che riportano la pavimentazione su se stessa. Come vedete, in questo caso ne esistono ben di più. Se la pavimentazione fosse fatta solo da rombi, ci sarebbero anche altri tipi di simmetrie, come le rotazioni di 180 gradi. Queste però non funzionano nel caso di frecce e aquiloni. Come vedete, i colori vengono scambiati e non si ritrova più la configurazione iniziale. Attenzione! Le simmetrie devono coinvolgere tutta la tassellazione, non soltanto alcune piastrelle. Questa tassellazione periodica è caratterizzata dal gruppo di simmetrie che i cristallografi chiamano CM, dato dalla presenza di due traslazioni ed una riflessione rispetto ad una retta verticale. La rotazione di 180 gradi rispetto ad un rombo, invece, non va bene, a meno che non si consideri una tassellazione fatta di soli rombi, cioè dalle due piastrelle unite e senza colori. In questo caso ci sarebbero delle simmetrie in più e si otterrebbe il gruppo di simmetrie chiamato CMM. Per impedire che le nostre piastrelle possano essere disposte in questo modo periodico, sagomeremo i loro lati come le tessere di un puzzle, cioè imporremo quelli che vengono chiamati vincoli di accostamento. D'ora in poi dovete sempre immaginare che le piastrelle della nostra animazione siano dotate di questi vincoli, anche quando non verranno visualizzati. Come vedete, ora non è più possibile accostare l'aquilone e la freccia in modo da formare un rombo, e soltanto in alcune posizioni l'aquilone e la freccia possono essere accostate. Sembra ancora possibile, tuttavia, riempire il piano senza lasciare buchi, incastrando i pezzi come un puzzle. Ma
Ma siamo sicuri che in questo modo riusciremo veramente a riempire tutto il piano, senza lasciare spazi vuoti? Descriveremo ora un procedimento che fornirà un modo operativo per farlo. La prima operazione consiste nel rompere le piastrelle lungo il loro asse di simmetria, in modo da formare due triangoli isosceli acuti dall'aquilone e due triangoli isosceli ottusi dalla freccia. Questi sono tutti triangoli aurei, poiché i lati stanno tra loro in rapporto aureo, come si può vedere dall'animazione. Vedete che nel triangolo acuto il lato lungo sta al lato corto, come il lato corto sta alla differenza. E anche nel triangolo ottuso si ha una situazione simile. Ora ricopriremo i triangoli aurei formati dalle piastrelle spezzate con delle copie più piccole dei triangoli stessi. Vedete quindi che 6 copie piccole dei triangoli acuti e 4 copie piccole dei triangoli ottusi ricoprono un aquilone e una freccia grande.